Amici, ciao! Eccomi qui ancora una volta in vostra compagnia. Però, come voi, non posso viaggiare e quindi non vi sto parlando da un luogo lontano nel mondo, ma vi sto parlando dal giardino di casa. Per quale motivo? Perché, nonostante tutto, nonostante insieme si stia passando un periodo terribile, molte persone ci dicono che vogliono continuare a sognare e credo sinceramente che sia giusto in questo momento non lasciarsi andare alla tristezza o alla malinconia. C'è bisogno di coraggio, di forza, di unione. C'è bisogno di credere di uscire al più presto da questa difficile situazione. Dobbiamo tornare tutti ad avere le nostre abitudini, il nostro lavoro, i nostri affetti e anche i nostri sogni. Quindi nel nostro caso, che vi raccontiamo il mondo, questa sera vi vogliamo riproporre alcune mete proprio per permettervi di sognare, perché in questo momento c'è impossibile muoverci, ma presto dobbiamo credere di continuare tutti a viaggiare insieme. Per iniziare il racconto di questa sera di Eden, Missione Pianeta, voglio riproporvi il viaggio che abbiamo vissuto quest'estate, rimanendo nel nostro paese, ma raggiungendo il tetto d'Europa. Un viaggio che potreste presto vivere tutti quanti voi senza andare lontano, alla scoperta della cima e dei ghiacciai e delle bellezze del Monte Bianco. Mi trovo in Val Venis, la valle che assieme alla Val Ferret si estende ai piedi del massiccio del Monte Bianco. Sto camminando sulla montagna perché la mia destinazione è uno specchio d'acqua unico in tutta la Val d'Aosta, rarissimo nelle Alpi e non solo. Nasce fra un ghiacciaio e la sua morena e nonostante la mano dell'uomo continua ad essere uno spettacolare regalo della natura. Arrivando fin quassù, uno non può non notare quanto diverso sia l'ambiente che circonda il lago del Miage. E sapete che risposta davano gli antichi? Ricorrevano a una leggenda. Una leggenda peraltro anche molto bella e affascinante. Si raccontava che un tempo questo territorio fosse meraviglioso, pieno di piante, di animali, di camosci e che fosse anche abitato dalle fate. Le fate però spesso facevano feste, cantavano, ballavano e un giorno con i loro canti riuscirono a svegliare i demoni che vivevano nelle rocce del Monte Bianco. Ma non si arrabbiarono, anzi rimasero affascinati da tanta melodia e decisero di scendere a valle. Arrivarono qua giù e chiesero alle fate di unirsi a loro. Ma le fate non accettarono, anzi erano spaventate e decisero di scappar via. A quel punto invece i demoni arrabbiati decisero di vendicarsi e trasformarono tutto questo territorio facendo scomparire la vegetazione e ricoprendolo di ghiaccio.
da allora sembra che molto poco sia cambiato e tutto sia rimasto così. Ecco, siamo arrivati, ve l'avevo promesso. Questo è il meraviglioso lago del Miage. Mi potete dire voi, ma come puoi chiamarlo lago? In realtà ci sono più laghetti. E invece dovete pensare che questi laghetti nascono appunto da un unico lago, il lago periglaciale più famoso di tutte le Alpi. Fino al 2004 qui l'acqua univa tutti questi laghetti ed era quindi molto molto più alta. Per usare un po' di immaginazione, se guardate là in fondo quell'albero, ecco, l'acqua arrivava a quel limite e infatti c'è una sorta di riga su tutti questi detriti, su tutti questi ammassi di roccia. Sicuramente qui la vegetazione è veramente speciale, spettacolare, unica anche, perché uno dice come fai a dire lì c'è spettacolare quando in realtà è così arida? Beh, io credo che anche questo ambiente sia ricco di fascino, però allo stesso tempo, devo dire la verità, mi mette un po' di tristezza. E sapete per quale motivo? Perché vi voglio far vedere il letto di un ghiacciaio dove il ghiacciaio non dorme più. Guardate. Sembra semplicemente la parete della montagna. Fino a pochi anni fa, tutta quella parete era ricoperta di ghiacci. Invece il lago del Miage nasce dal ghiacciaio del Miage, che qui addirittura si riconosce con difficoltà perché è completamente ricoperto di massi. Pensate che questi massi sono una sorta di vestito del ghiacciaio del Miage che ha consentito al ghiacciaio di resistere anche a temperature estremamente elevate. Perché lo sappiamo che sono i pericoli del nostro tempo, le alte temperature, ed è uno dei ghiacciai che si trova a più bassa quota, proprio per questa sorta di vestito che lo protegge dai raggi del sole. Ecco, sono arrivata e finalmente posso godermi appieno questo paesaggio. Sono a pochissimi metri dal ghiacciaio, potrei addirittura accarezzarlo perché il ghiacciaio è proprio lì, è quello lì, quello ricoperto del suo vestito di sassi. Insomma, è uno spettacolo unico nel suo genere che lo rende molto molto simile ai ghiacciai himalayani. Come vi ho detto prima, qui il lago fino a qualche anno fa era molto più alto, poi piano piano è andato abbassandosi. Però ad esempio nel 1996 c'erano dei turisti che si trovavano in una situazione simile a quella dove mi trovo io in questo momento e stavano guardando questo spettacolo quando a un certo punto dal fronte del ghiacciaio, che era molto più ripido, molto più netto, si è staccato un masso di ghiaccio di grande importanza. Quella caduta ha formato un'onda alta più di 2 metri e ha coinvolto 11 turisti. Fortunatamente però non ci sono state vittime, ma se ne parla ancora. Sono immagini che fanno paura. Avete visto? Un'onda alta circa 2 metri. Ha sommerso quasi tutti i turisti che stavano sul bordo del lago. Non è stata tanto l'altezza dell'onda, quanto la violenza con la quale ha trascinato nell'acqua le persone che non se l'aspettavano. Non ci sono stati dei morti, però una bambina di 8 anni è stata portata con urgenza in ospedale perché l'acqua gelida ha creato problemi a tutti. Ma fortunatamente alla fine anche per lei tutto si è risolto. Rimarrà soltanto per tutti un bruttissimo spavento. Attualmente invece si pensa che non possa più accadere una cosa del genere, anche se il ghiacciaio continua a far cadere le sue lacrime nel lago.
Nel corso del XX secolo le temperature medie annuali sulle Alpi sono aumentate di quasi 2 gradi, praticamente il doppio delle temperature registrate nell'emisfero boreale. Che cosa succede in questo modo? Che tutti i ghiacciai delle Alpi si stanno sciogliendo in maniera inesorabile, però in realtà non dovrei dire si stanno sciogliendo, dovrei dire si stanno fondendo. Per quale motivo? Perché una sostanza si scioglie all'interno di un'altra, mentre il ghiacciaio si fonde all'interno di se stesso, quindi si trasforma in questo modo. Ma che cosa succede se si fondono i ghiacciai del pianeta? Oltre a perdere una enorme bellezza. I cambiamenti climatici, lo sappiamo, ne parliamo sempre, creano dei problemi enormi a tutta l'umanità. E oltre a farci perdere tutto quello che c'è attorno a noi, quali sono le conseguenze? Siamo andati al Muse per farcelo spiegare dal glaciologo Christian Casarotto. L'arretramento dei ghiacciai è la manifestazione più eclatante del riscaldamento climatico in atto. Dall'inizio dell'era industriale, metà del 1800 ad oggi, abbiamo perso il 70% dell'estensione dei ghiacciai che in quel momento avevamo. Il motivo è l'aumento della concentrazione dei gas effetto serra in atmosfera. Gas effetto serra che naturalmente ci sono sempre stati, ma che adesso stanno aumentando per le attività umane, cambio d'uso del suolo, la deforestazione, e quindi questi gas serra prodotti dall'uomo sono la principale causa dell'aumento di temperatura, che portano quindi all'arretramento dei ghiacciai. Nevica di meno, il riscaldamento durante l'estate è sempre più amplificato e i ghiacciai arretrano ogni anno di una lunghezza dai 15 ai 20 metri, ogni anno. I dati parlano chiaro. Secondo vari studi condotti da università ed enti di ricerca come il CNR, la data di scadenza per la maggior parte dei ghiacciai del mondo sarebbe il 2100. Entro quell'anno si prevede che spariranno tutti i ghiacciai delle Alpi che si trovano sotto i 3500 metri di quota. Un rischio che riguarda anche le altre catene montuose del mondo, dalle Ande all'Himalaya, dai poli alle steppe artiche. Nuove stime, rese possibili dalle osservazioni dei satelliti dell'Agenzia Spaziale Europea, hanno rivelato che persino in Antartide, la zona del globo dove è stata rilevata la temperatura media annua più bassa, quasi un quarto dei ghiacciai è instabile. Come se non bastasse, in Islanda, dove le alte temperature minacciano circa 400 masse gelate, è stato celebrato di recente il funerale per il primo ghiacciaio scomparso. A farne le spese sarà tutto il pianeta, compresi gli animali. Recenti ricerche hanno dimostrato, per esempio, che a causa del restringimento dei ghiacci marini, l'animale simbolo dell'Artico, l'orso polare, non sarebbe più in grado di procurarsi prede a sufficienza, visto che i ghiacci sono il suo terreno di caccia. E anche per gli umani i pericoli non sono da meno. In Cina e nella zona dell'Himalaya si prevede che l'aumentata velocità di scioglimento dei ghiacciai avrà presto conseguenze sulle popolazioni che vivono a valle di queste regioni, che rischiano di essere colpite da inondazioni più frequenti e violente. Adesso siamo appena partiti perché stiamo lasciando la Val Venis per raggiungere Courmayeur e iniziare la nostra salita verso la vetta del Monte Bianco. Se ci fate caso, la macchina dove sono salita non fa nessun rumore perché è una macchina elettrica che viene normalmente utilizzata dal centro servizi di Courmayeur, un comune molto attento proprio al rispetto dell'ambiente. Per questo motivo hanno proprio scelto di utilizzare normalmente le macchine elettriche. Sono arrivata in Trèves per iniziare la mia salita verso la cima del Monte Bianco. Lo farò con la nuova Skyway, la funivia del versante italiano che ci porterà a 3500 metri di quota.
Nel 2015 la Skyway ha sostituito la precedente funivia dei ghiacci. Inaugurata nel 1947, questa prima struttura sembrava fantascienza per l'epoca. Era la scienza che superava la fantasia, era l'impossibile che diventava possibile. Però non tutti erano d'accordo. Negli anni ci sono stati personaggi molto importanti, come ad esempio il giornalista Giorgio Bocca, che conosceva benissimo questa montagna, il territorio, il Monte Bianco, e lui era contrario perché sosteneva che la montagna dovesse essere conquistata, dovesse essere motivo di sacrificio, dovesse davvero appassionare. Praticamente lui non era d'accordo con questa società dove tutto viene reso facile per tutti. La chiamava la società della plastica, però forse era consapevole del fatto che non si sarebbe mai più potuto tornare indietro. Poi ci sono stati altri personaggi famosi, ad esempio Reinhold Messner si è appeso a un pilone negli anni Ottanta per chiedere che non venisse costruita una nuova funivia e anzi non venisse fatto un nuovo pilone, venisse creato il Parco del Monte Bianco. Difficile certo prendere una posizione anche sentendo queste motivazioni, soprattutto perché dal mio punto di vista, parliamoci chiaro, i luoghi incontaminati nel mondo non esistono più. L'uomo è arrivato ovunque, è arrivato in fondo al mare, è arrivato nel più profondo della foresta amazzonica. Quale dovrebbe essere la differenza? Secondo me è solo il tipo d'approccio. L'uomo dovrebbe avvicinarsi alla natura con maggior rispetto e grande sensibilità. E soprattutto, se pensiamo alla Skyway, è un dato di fatto che oggi chiunque può raggiungere il tetto d'Europa, mentre prima che venisse costruita questa funivia nel 1947 lo potevano fare soltanto i grandi esploratori. Io, ad esempio, non sarei mai potuta salire fino lassù. Guardate, è davvero bellissimo, la sensazione è quella di volare all'interno di una bolla d'aria. Infatti, come vedete, la cabinovia è fatta tutta di vetro e la cosa bellissima è che gira su se stessa di 360 gradi. Guardate la bellezza di queste montagne. Grazie a questa salita riusciamo ad ammirare tutte le vette più alte d'Italia, anzi voglio dire tutte le vette più alte d'Europa. E siamo per raggiungere quasi, quasi la vetta del Monte Bianco. Guardate, quello là in fondo, fatto a forma di ferro di cavallo, è il ghiacciaio del Miage che abbiamo appena visto, mentre quello più vicino è il ghiacciaio della Brembà. Adesso siamo già arrivati, velocissimi, al primo step. Ci fermiamo, scendiamo, ci guardiamo intorno e poi continueremo la salita verso la vetta del Bianco. Ecco, siamo scesi a Stazione Pavillon e questo è lo spettacolo che si offre ai nostri occhi. Arrivando fin qua mi viene in mente un libro scritto da Paolo Cognetti, Le otto montagne. Quando racconta le Alpi le descrive come montagne che ci fanno vivere in un'altra dimensione, come se ci portassero in un altro ordine di grandezza. Mi spiego meglio. È come se noi passassimo improvvisamente dalle montagne degli uomini a quelle dei giganti.
In effetti, arrivando qui, è proprio quella la sensazione che si prova, di essere piccolissimi, di essere nulla rispetto all'imponenza di questi giganti di ghiaccio e di roccia. Granito, rocce antiche e quarzo compongono queste vette, fra le quali spicca la cima più alta, il Monte Bianco, che con i suoi 4.800 metri d'altezza è l'emblema delle Alpi stesse. Guardate, in questo momento la sensazione è quella di accarezzare le pendici del Bianco. Che dire, questa è la terrazza panoramica di Punta Elbronner. Appunto ho detto che dire, perché qui uno rimane letteralmente senza parole. Però facciamo un volo di immaginazione, facciamo un salto indietro con la fantasia. Immaginiamo come potevano essere viste queste vette, queste montagne dagli uomini che anticamente non avevano la possibilità di utilizzare una funivia e salire così in alto in quota e potevano ammirarle solo dal basso verso l'alto. Proprio in quegli anni sono nate delle leggende, leggende che incutevano anche un certo timore e che sono sopravvissute nei secoli. Il Monte Bianco veniva chiamato Molmudi, che ancora oggi è un nome legato a una di queste cime. Guardatela, la riconosciamo proprio alle mie spalle. Quella punta sembra davvero molto affilata e Molmudi vuol dire monte maledetto. Per questo non è un caso, perché quella cima è pericolosa ed è sempre rimasta un mito da raggiungere. Sono molte le cime legate a una leggenda, in particolare però oggi vi voglio raccontare quella più famosa di tutte. Riguarda la vetta chiamata Dente del Gigante. La riconosciamo subito perché è quella là che arriva a 4.013 metri d'altezza. E in questo momento, con i nostri obiettivi, siamo riusciti a filmare degli scalatori che sono proprio lassù, quasi in cima, quasi sulla vetta. Ma qual è la leggenda? Beh, siamo nella prima metà del Cinquecento e dobbiamo ricordare dei romanzi francesi molto famosi. Protagonista di questo romanzo era un gigante, Gargantua. Si racconta che proprio questo gigante avesse scelto per essere sepolto queste montagne, però voleva che tutti i suoi pezzi fossero lasciati in luoghi diversi e quindi il dente del gigante dovrebbe essere proprio il dente di Gargantua e quella roccia che vediamo sotto, la sua gengiva. Il tempo delle leggende poi è finito quando gli uomini, gli esseri umani, hanno iniziato a tentare di conquistare queste montagne con tutte le loro vette. Infatti dobbiamo ricordare che la storia dell'alpinismo, quella che in realtà conosciamo noi, è iniziata l'8 agosto del 1786, proprio con la conquista del Monte Bianco. I protagonisti sono stati due scalatori francesi, uno era Jacques Balmat e l'altro si chiamava Michel Gabriel Paccard. Raggiunsero la vetta e da allora furono tanti, migliaia gli alpinisti che hanno conquistato le vette di questo massiccio. Però noi vogliamo ricordare probabilmente un alpinista speciale, quello che è stato definito da molti il re della montagna. Era Walter Bonatti. Lui si approcciava a queste vette in una maniera tutta particolare. Bonatti, contemplando la bellezza di queste cime e anche tentando di scalarne i picchi, cercava di capire se stesso,
anche di conoscersi e di formarsi non soltanto come alpinista, ma prima di tutto anche come uomo. Era animato da un grande amore per l'avventura, per la scoperta. Pensate, lui raccontava di averla imparata da bambino attraverso le pagine di Melville e di Salgari. Diceva: se l'uomo perde il senso dell'avventura, del conoscere, del misurarsi, è finito tutto. Arrivando fin quassù si incontrano tante persone che con la montagna hanno dei rapporti speciali. Qualcuno sale qui semplicemente per bearsi di cotanta bellezza, qualcun altro invece fa delle camminate sul ghiacciaio e qualcun altro ancora inizia la scalata per raggiungere le vette più belle. Però io qui oggi ho appuntamento con una persona davvero particolare. È un esploratore estremo, un personaggio che queste montagne le conosce perfettamente. Ha appena attraversato l'Antartide, e lui è Danilo Callegari. Eccoci Danilo, ciao, grazie ciao, tantissimo. Ciao. Siamo nel tuo habitat qua. Eh già, questo è uno dei miei ambienti, uno dei miei preferiti. Li conosci benissimo, hai scalato molte di queste vette, anche il Dente del Gigante, vero? Sì, recentemente anche il Dente del Gigante, che l'abbiamo proprio qua dietro. Per te la montagna ha un significato molto più importante, perché addirittura il tuo grande amore è scoppiato quando avevi soltanto 14 anni. Sì, la montagna è nata come una grande passione. Per me la montagna è probabilmente la più grande palestra di vita che essere umano possa vivere. In che senso la intendi una palestra di vita? La intendo una palestra di vita in quanto in montagna nulla è scontato, in montagna ogni passo è difficile e in montagna quando raggiungi quello che molti lo definiscono come l'obiettivo finale, che la vetta in realtà sei solo a metà, hai solo fatto il 50%. Ed è un po' la vita così. Una palestra di vita che tu hai iniziato a frequentare da piccolo, come dicevamo, perché avevi 14 anni, la tua prima scalata e così. Da allora ne hai fatta di strada e sei diventato quelli che molti definiscono un esploratore estremo. Sei rientrato da pochissimo dall'Antartide. Quanto tempo sei rimasto in Antartide? In Antartide è stata una bella avventura di oltre 3 mesi, in questo continente meraviglioso, continente bianco per eccellenza. In Antartide è stata un'esperienza bella pesante che mi ha segnato sia dal punto di vista fisico, perché chiaramente è un ambiente severo, e sia anche dal punto di vista mentale, perché la solitudine artica, la solitudine bianca è un qualcosa che è difficile da trovare se non in ambienti così, così ampi, in spazi così aperti. Mi sembra di impazzire. Non finisce più di nevicare, non finisce più di nevicare. È neve alta oltre 30-40 centimetri e continua a nevicare. Ok, pronti? Andiamo! Ecco voi l'Antartide! Anche in Antartide tu hai scalato la montagna più alta di quel continente. Esatto, questa scalata è stata una delle tre parti, uno dei tre obiettivi che mi sono posto di questa avventura in Antartide, la vetta del Monte Vinson, raggiunta proprio l'ultimo giorno dell'anno del 2018. Alle 6 e 35 di questo 31 dicembre 2018 ho raggiunto la vetta del Monte Vinson, quarta delle Via Seven Summits,
un ringraziamento sempre ai miei genitori per tutto. Grazie, ciao. Ma dovete sapere che Danilo Callegari ha un progetto che è iniziato nel 2011 ed è quello di, non voglio dire conquistare, preferisco dire conoscere i 7 continenti e conoscere le 7 vette più alte di questi 7 continenti. Un progetto molto lungo, molto difficile, per adesso a che punto sei? È un progetto complesso, ho raggiunto 4 di queste 7 cime. Rispettivamente Sud America, Europa, Africa e Antartide, e me ne mancano le ultime, Oceania, Nord America e Asia. Molte volte noi parliamo di natura violata, di natura sofferente, di una natura fragile. Hai un ricordo nelle tue esperienze di quanto magari l'uomo non capisca l'importanza del rispetto della natura? Sì, purtroppo la mancanza di rispetto dell'essere umano verso la natura è un qualcosa che è presente in tutto il mondo, non serve andare dall'altra parte del pianeta per vederlo, lo possiamo vedere qui, nelle nostre Alpi, nei nostri mari, l'ho visto a 8.000 metri in Himalaya, l'ho visto nei deserti indiani, l'ho visto nel mezzo delle giungle, nei vari parti del pianeta. Purtroppo il rispetto è un qualcosa che non è comune in tutti, e secondo me sarebbe anche da imparare proprio a rispettare la natura, perché la natura, se la rispettiamo, è un modo vincente per poter anche vivere meglio tutti quanti. Grazie Danilo Callegari. Grazie a voi. Buona vita. Grazie, grazie. Guardate la bellezza che ho alle mie spalle. Montagne altissime, foreste, il ghiacciaio di Trian. E poi le arterie della montagna. Ma mi direte voi, ma quali sono le arterie della montagna? Beh, sono rappresentate da tutte queste cascate d'acqua, da tutta quest'acqua che scende verso valle. Il ghiacciaio di Trian, come tutti i ghiacciai del mondo, negli ultimi tempi ha subito una drastica riduzione. Però nell'Ottocento la gente non avrebbe mai potuto immaginare una situazione come quella che i ghiacciai stanno vivendo attualmente. E quindi che cosa rappresentava? Beh, una preziosa risorsa per avere del ghiaccio, in quanto era un periodo storico dove i frigoriferi ancora non esistevano. Ha avuto inizio quindi l'industria del ghiaccio. Intorno al 1865 c'era una vera e propria fabbrica. Venivano tagliati dei blocchi molto grandi e poi era stata costruita una sorta di ferrovia, un monobinario, una monorotaia, con contenitori come questi, con vagoni come questo, che è l'unico superstite oggi. Qui abbiamo infatti un altro pezzo, cioè forse uno dei pochi pezzi della rotaia che è rimasto. E sapete che cosa facevano? I vagoni venivano riempiti di ghiaccio. Il ghiaccio resisteva per tanto tempo, non si scioglieva perché era all'interno di questi contenitori di legno e poi era ricoperto di tanta segatura. Il binario era in leggera discesa, scendeva giù verso valle e poi faceva un viaggio anche di 500 chilometri, perché questo ghiaccio veniva portato a Marsiglia, a Lione e anche a Parigi. Durava diverso tempo ed era indispensabile per la conservazione dei cibi. Poi, agli inizi del Novecento, questa industria è finita e quindi sono stati tolti anche i binari. Al posto del binario ferroviario
nei primi del Novecento, hanno costruito questi canali proprio per ricordare sempre quanto lo spreco d'acqua fosse da evitare. L'acqua era preziosa, serviva tantissimo per i campi, ma serviva ancora di più in questi ultimi secoli per l'allevamento del bestiame. Addirittura le bis, come chiamano i canali in questi territori, erano talmente tante che all'inizio del 1900 se ne contavano 1800 chilometri. Oggi ovviamente sono state sostituite in gran parte del territorio con i canali più moderni, ma ancora oggi ne sopravvivono circa 600 chilometri e sono diventati un'attrazione turistica. Uno viene qui, cammina e segue il percorso delle bis, il percorso dell'acqua. Lasciate le bis, opere dell'ingegno dell'uomo, ci spostiamo a 20 chilometri e andiamo alla scoperta di un'altra meraviglia, stavolta del tutto naturale. Varchiamo la soglia aprendo una porta, l'ingresso in una realtà che si svela in tutta la sua bellezza solo nelle ore centrali della giornata. Guardate la meraviglia. Questo è il regalo, in realtà, che Madre Natura ci ha donato grazie alla forza del ghiacciaio, all'esistenza del ghiacciaio del Trianon che vi ho appena fatto vedere. Perché con l'acqua, proveniente dalla fusione del ghiacciaio, nel corso di milioni di anni si è creato questo canyon profondo 200 metri e anche conosciuto in tutta Europa per il suo spettacolo. Una meraviglia cavalcata da due ponti sui quali le macchine spesso passano senza sapere il tesoro che c'è sotto. Dobbiamo ricordare ancora una volta quanto l'acqua sia indispensabile alla vita, alla nostra sopravvivenza, ma quanto sia una magica artista che riempie il nostro pianeta di tanta bellezza. Le passerelle, come vedete, stiamo passando sull'acqua, sul fiume, che sono state costruite ufficialmente in maniera simile a quella che abbiamo oggi, addirittura nel 1860, perché già in quegli anni le persone iniziavano a rendersi conto di quanto fosse preziosa e importante la bellezza naturalistica e quindi si era deciso di creare un passaggio che potesse far venire qui tanti visitatori. Sono arrivata praticamente alla fine del percorso che ci ha permesso fare su queste passerelle. E devo dire, anche se la luce del sole adesso ci ha abbandonato, la bellezza non cessa di esistere. Qui si narra che nel Settecento siano giunti sia Goethe che Rousseau, però in quel tempo ovviamente non c'era la possibilità di entrare all'interno del canyon, ma si vedeva l'ingresso, quindi si vedeva questa forra gigantesca e si dice che ne rimasero molto impressionati.
Comunque, sapete come veniva utilizzato per secoli questo fiume? I lavoratori tagliavano gli alberi che si trovavano nelle foreste sopra le nostre teste, facevano cadere, precipitare i tronchi dell'acqua e poi venivano trasportati fino a valle dove venivano raccolti e lavorati. Insomma, quale poteva essere miglior compagna di lavoro se non l'acqua del fiume? Le Alpi, con le loro risorse idriche, rappresentano per noi un vero e proprio tesoro. Ma non è soltanto questo elemento, ovviamente, l'unica ricchezza del territorio. Anche la sua fauna, difficile spesso da vedere, ma che vive ed è presente davvero a un passo da noi. Un manto di neve lungo 1200 chilometri. Una coperta naturale che protegge dal rigido inverno le montagne, i boschi e le foreste della più importante catena montuosa d'Europa, le Alpi. Tutto tace. La natura riposa. Ma quando arriva la primavera e il sole con i suoi raggi tiepidi inizia a riscaldare l'aria, allora tutto si risveglia. E le Alpi tornano a vivere e a presentarsi in tutto il loro splendore attraverso i profumi, i colori e il fragore delle acque. Sveglia, care marmotte! È arrivata la primavera! È dal mese di ottobre che siete in letargo. È aprile ed è giunto il momento di uscire dalla tana. All'inizio dell'inverno, le marmotte pian piano cadono in un lungo sonno profondo. La loro temperatura corporea scende a 35 gradi. I battiti cardiaci passano dai 130 ai 15 al minuto. E la respirazione diventa quasi impercettibile. Quindi è naturale che in primavera, una volta uscite all'aperto e rivisto il sole, la voglia di correre e di giocare sia incontenibile. Questo gruppo di cervi è uscito dal bosco esibendo tutta la loro fierezza e maestosità. È l'ungulato più grande dell'arco alpino. Con un peso di 200 kg e un'altezza che supera il metro e mezzo, è definito il guardiano delle Alpi. I caprioli, rispetto ai cervi, sono molto più timidi. E il loro habitat ideale è dato dalle zone con fitta vegetazione nelle quali potersi nascondere. Però la tentazione di andare alla ricerca di gemme e tenere foglie primaverili li spinge a uscire allo scoperto. Chi invece di paure non ne ha è lo stambecco, il signore delle montagne, uno degli animali simbolo dell'arco alpino. L'incontro con questo vero e proprio monumento della natura è sempre molto emozionante. Fu sul finire del 1800 che sulle Alpi furono introdotti i mufloni, pecore selvatiche molto diffuse in Sardegna e nelle isole del Mediterraneo. I mufloni si riconoscono per il manto marrone e per la macchia bianca sul dorso. Vivono in branchi numerosi e il maschio si distingue per le grandi corna a forma di spirale che possono misurare fino a 75 centimetri di lunghezza. Le Alpi non sono luoghi disabitati, anzi, al contrario, pullulano di vita. Basti pensare che sono oltre 200 le varietà di uccelli che nidificano alle quote più diverse, mentre sono circa 80 le specie di mammiferi che abitano i vasti territori montani.
In estate, sulle montagne, il colore dominante è il verde. Ma perché proprio il verde? Perché la luce solare ha la capacità di mettere in moto le cellule che si trovano all'interno di piante e foglie che, reagendo alla luce, producono la clorofilla, la sostanza vitale per le piante che è appunto di colore verde. Piante che generano fiori coloratissimi, sui quali le oltre 200 specie di farfalle presenti sull'arco alpino si posano per nutrirsi del prezioso nettare. Appoggiandosi sui fiori si sporcano le zampine di polline, polline che perdono per strada, volando da un fiore all'altro. Il polline si deposita e nascono così nuove piante e nuovi fiori. Ancora una volta possiamo constatare quanto il ciclo della natura sia sorprendente, meraviglioso, praticamente perfetto. Le nostre care marmotte, nei mesi estivi, pensano soprattutto a nutrirsi per aumentare il peso in vista del lungo inverno. Se la presenza dell'uomo non le infastidisce, non disdegnano di avvicinarsi, mettendosi in mostra per farsi scattare una foto. Fra i milioni di turisti che durante l'anno trascorrono periodi di vacanza in montagna, migliaia sono gli appassionati che, in cerca di una natura straordinaria, percorrono l'infinita rete di sentieri che attraversano valli e montagne. Altro animale simbolo è sicuramente il camoscio. Un censimento effettuato nel 1995 contava la presenza di 100.000 esemplari in tutto l'arco alpino. La bellezza, l'eleganza e la fierezza di questo camoscio non passano inosservate, ed ecco che diventa assoluto protagonista di diversi scatti fotografici. Quando 12.000 anni fa le glaciazioni terminarono, molti animali presenti oggi sulle Alpi iniziarono via via a rifugiarsi sulle quote più elevate, lì dove continuava ad esserci un clima molto freddo, evitando così l'estinzione. Per questo capriolo è difficile tenere gli occhi aperti. Il manto erboso sul quale è sdraiato rappresenta per lui un comodissimo letto. Questa volpe, invece, silenziosa e guardinga, è alla ricerca di qualcosa che possa trasformarsi in cibo. Pur essendo carnivora, non disdegna vegetali, frutta e qualsiasi altra cosa commestibile. Il riccio è un animaletto tranquillo e pacifico, e anche se dotato di appuntiti aculei che lo difendono dai predatori, non ha per nulla voglia di litigare con questa volpe, e così pian piano si ritira in un luogo sicuro. Chi non ha certamente paura dei predatori è questo monumentale maschio di stambecco. Le corna sono il suo elemento distintivo. La loro crescita si blocca ogni anno nel mese di novembre e tale arresto si evidenzia come un anello ben visibile. Proprio da quest'ultimo si può determinare l'età dell'animale. Le competizioni fra i maschi per la conquista delle femmine e per il predominio sul gruppo sono eventi a dir poco spettacolari. Verso la fine del 1800, lo stambecco ha rischiato l'estinzione a causa di una caccia indiscriminata. Poi, invertita la tendenza, è tornato ad abitare le Alpi e oggi se ne contano oltre 30.000 esemplari. Da fine maggio a luglio nascono i piccoli che, dopo pochi minuti, sono già in grado di camminare e seguire la mamma sulle montagne.
Le giornate si accorciano. La nebbia si insinua fra gli alberi, oramai spogli, e un richiamo rompe il silenzio del bosco. Per i cervi è la stagione dell'amore. E il bramito, il tipico verso che il maschio emette come contesa vocale, evita spesso il confronto diretto con gli altri maschi. Passano i giorni. I primi fiocchi iniziano a cadere. E a poco la natura viene ricoperta da un bianco manto di neve. È tornato l'inverno. Il lupo, estintosi sulle Alpi agli inizi del Novecento a causa di una forte persecuzione da parte dell'uomo, in questi ultimi anni è ricomparso grazie a diversi esemplari che dall'Appennino hanno raggiunto le Alpi occidentali. Vedere questi lupi giocare non fa certo pensare che stiamo osservando il predatore per eccellenza, ma un animale che svolge un ruolo ecologico importante per l'equilibrio faunistico della montagna, anche se a volte interferisce con l'attività dei pastori minacciando le loro greggi. Un altro predatore che vive nascosto all'interno dei boschi, ma molto più raro da incontrare e da osservare, è la lince, presente in un centinaio di esemplari su tutto l'arco alpino. Questo grosso felino selvatico è lungo oltre un metro, è alto 70 centimetri e pesa in media una trentina di chili. I suoi segni distintivi sono soprattutto i vistosi ciuffi neri sulla punta delle orecchie e il mantello maculato. Come tutti i felini, la lince è dotata di un ottimo udito e di una vista estremamente acuta, che le consente di cacciare al crepuscolo. Anche il camoscio si sta preparando all'arrivo della stagione invernale. Il suo manto è diventato molto più folto e scuro e a poco abbandona le quote più alte e si dirige verso zone dove i rischi di essere travolto dalle valanghe sono minori. Cala la notte e calano le temperature. Se alcuni animali ormai sono in letargo, altri, come le volpi, si concedono riposo al caldo delle proprie tane, preparate accuratamente durante l'estate. La neve annuncia che un altro anno è trascorso. Il frastuono delle cascate e il canto degli uccelli hanno lasciato il posto al gelo e al silenzio, nell'attesa di una nuova primavera, quando la natura si risveglierà e tornerà ad essere più bella e splendente che mai. Mai come in questo momento è importante ed è utile riconoscere la bellezza attorno a noi, una bellezza che si può vedere anche semplicemente nella nascita, nello sbocciare di un fiore. È ovvio che ci sono dei momenti in cui è più difficile vederla, però lo sappiamo, la bellezza è terapeutica e la terra ha tantissime manifestazioni della sua bellezza alla quale molte volte ci siamo abituati e che abbiamo perso il piacere di vedere. Gli elementi della natura sono quelli che ci danno la forza e che generano la vita e gli spettacoli del pianeta. E noi in questo momento vi vogliamo proporre un viaggio proprio dedicato a tutta questa energia. Fuoco, aria, acqua, terra, gli elementi naturali da cui ha origine ogni elemento, di cui è composta la materia. Secondo questa teoria, ogni sostanza esistente è costituita dalla composizione di questi quattro elementi naturali. In
Il fuoco rappresenta l'elemento purificatore, racchiude in sé il principio della vita che deriva dalla sua stessa possente energia. L'aria, impalpabile, è il soffio vitale che respiriamo. Rappresenta il fiato cosmico, un elemento inafferrabile. La terra, solida e rigogliosa, simboleggia la materia primordiale, accoglie la vita e la nutre. L'acqua, fonte della vita, dalla sorgente diventa torrente, poi fiume, fino a giungere nel mare, oltrepassando gli ostacoli del suo cammino e inabissandosi nelle profondità della terra. Eppure ci sono luoghi del nostro pianeta che rappresentano più di altri questi elementi. Sono evocativi, primordiali, magnetici. Pensiamo all'acqua, ad esempio, che riempie oceani, ghiacciai, fiumi, laghi. Eppure, quando si pensa all'acqua, spesso il pensiero si spinge fino alle isole più lontane. L'acqua le circonda, le taglia con i fiumi, ristagna nelle paludi, diventa habitat per centinaia di animali con i laghi. Tra le isole dei Caraibi, quella che incarna in maggior misura questo elemento è senza dubbio la Repubblica Dominicana. Quasi due terzi dell'isola di Hispaniola appartengono alla Repubblica Dominicana. La rete idrografica è abbastanza sviluppata ed è caratterizzata da cinque bacini principali: il rio Yaque del Nord è il fiume più lungo e importante della Repubblica Dominicana. Il fuoco ribolle sotto la crosta terrestre, sotto forma di magma, di lava, di calore intenso e lento. I vulcani portano in dote bellezza e vigore. Tra le terre più infuocate del pianeta, l'Indonesia possiede un record personalissimo. In nessun altro paese al mondo si conta un numero così alto di persone che vive all'ombra di così tanti vulcani attivi, ben 129. Nella sola Giava, 120 milioni di persone vivono in un'area circondata da oltre 30 vulcani. Fin dall'antichità, gli uomini sono stati affascinati e al tempo stesso intimoriti dai vulcani. Per questo motivo, parecchi studiosi hanno formulato teorie sulle origini di questi meravigliosi giganti. Alcuni popoli credevano che le eruzioni vulcaniche non fossero altro che manifestazioni divine. Diverse civiltà furono spazzate via dalla potenza devastante dei vulcani, secondo le leggende tramandate. La percezione del fuoco si avverte anche in Islanda. Geyser e soffioni d'acqua bollente ricordano le masse infuocate che ribollono sotto il terreno. Il fuoco è stato l'elemento più indispensabile alla vita dalla comparsa dell'uomo sulla Terra. Per cucinare, per proteggersi, per riscaldarsi, l'uomo ha sempre avuto bisogno del fuoco. I fulmini che piovono dal cielo sono diventati il fuoco che la natura ha acceso per ere geologiche senza preavviso. Il fuoco ha forgiato metalli e tenuto in vita generazioni. Forse, quando si pensa al terzo elemento, alla Terra, da cui deriva anche il nome del nostro pianeta, la mente balza in un attimo ai continenti.
sono le terre emerse più vaste ed eterogenee del pianeta. L'America centrale, con i suoi deserti e le sue rocce, l'Asia, per la sua vastità e le montagne, sono forse il simbolo essenziale che rappresenta l'elemento terra. L'Oceania è il più piccolo. Si tratta di un continente insulare, costituito da un gran numero di isole. La maggior parte dell'Oceania è costituita da Australia e Nuova Zelanda. L'Europa è il secondo dei più piccoli continenti, ma con un ruolo fondamentale per le colonizzazioni prima e per lo sviluppo in seguito. L'Europa ospita circa l'11% della popolazione terrestre. Gli europei, nel corso dei secoli, si sono diffusi in molte aree della Terra, influenzando numerosi paesi. L'Africa, con i suoi numerosi stati e con una storia di popoli e lingue diverse, dovuti ai lunghi periodi di colonizzazione, si pone al centro della classifica dei continenti in termini di vastità del territorio. Secondo il modello ONU della suddivisione dei continenti, l'America è intesa come continente unico, senza distinzione tra nord e sud, e quindi con i suoi 35 stati, 23 nel nord e 12 nel sud, l'America ha un territorio che la pone al secondo posto della classifica di estensione. Il continente più grande al mondo è quello asiatico. La sua estensione è oltre 5 volte quella dell'Oceania e 4 volte quella dell'Europa. L'Asia è il continente più popoloso del mondo ed è anche il più cosmopolita. Vi convivono centinaia di etnie diverse, con culture e origini spesso lontanissime. L'aria è l'elemento che rappresenta la vita, inafferrabile, insostituibile. Circonda il nostro pianeta, si insinua silenziosa in ogni spazio della nostra vita e se volessimo rappresentarla con una parola sola, forse penseremmo al vento. Ci sono luoghi del nostro globo che il vento ha plasmato in milioni di anni, trasformandone costantemente la superficie. La parte più meridionale del Sud America, il mondo alla fine del mondo, è nota per i suoi poderosi venti, che spirano potenti e implacabili. Il sud del mondo, tra i 40 e i 70 gradi sud di latitudine, è coperto quasi esclusivamente dall'oceano. Le poche eccezioni sono la Tasmania, l'isola a sud della Nuova Zelanda, la Patagonia e la penisola antartica. L'Antartide attira alcuni tra i venti più forti sulla madre terra, poiché non c'è alcun ostacolo che li rallenti prima che si abbattano sul continente. E poi l'aria rappresenta il volo, l'elemento alla base della vita di milioni di uccelli. Anche l'uomo riesce a volare e da questa prospettiva privilegiata può osservare le meraviglie del creato. La vita sul nostro pianeta si è sviluppata seguendo le leggi di questi quattro elementi meravigliosi e potenti.
nulla sfugge al rigore di acqua, aria, terra e fuoco, la perfezione assoluta.